Ciao a tutti dal canale e benvenuti in un nuovo video. Non sarà un video particolarissimo, praticamente un video di ringraziamento, perché voi non lo sapete, ma non è che guardo tutti i giorni quanti, quali, se, chi, iscritti, sì, no, YouTube, sì, no, e mi è venuto un coccolone a vedere che siete in 310, che guardate i miei video, cioè è meraviglioso, cioè voglio dire grazie mille, è un traguardone, soprattutto per me che faccio video senza voglia di, cioè senza voler cambiare il mondo, sfondare, ma mi va di chiacchierare, di conoscervi anche. E infatti a questo proposito ho deciso che aprirò presto la pagina su Facebook riguardante Arcadave, ma non sarà una pagina dove io me la canto, me la suono, me la ballo da solo, perché la trovo abbastanza una vaccata. Mi piacerebbe che questa pagina diventasse magari un punto dove ci si ritrova e si chiacchiera, cioè anche la possibilità di forum, mi pare, tipo chat. Domande, risposte, gente che parla, gente che non parla, e anche tutti i miei video. Se voi avete qualcosa che io non ho detto da aggiungere, o non siete d'accordo con ciò che dico, o volete dire no, tu sei un coglione, mandatemi un video risposta che io pubblico tutto senza censure, perché io sono un fan della multimedialità. Mi piacerebbe che tutti possano fare tutto, cioè voglio dire, non che. Ci siamo capiti, insomma. Quindi la pagina Facebook che creerò, ok, ci saranno notizie riguardanti i miei video, fumetti, videogiochi, cinema, tutto ciò di cui io ne parlo, magari anche qualche recensione scritta, ma vorrei tanto, tanto, tanto che voi vi ci fiondaste e creaste una specie di community. Sarebbe proprio fico. Quindi io ringrazio tantissimo, abbraccio un botto tutti i miei 310 iscritti, che siete dei ganzi, cioè proprio io lo so, vi alzate al mattino e dite: io sono un figo, sì. Cioè, io, se non lo sapete voi, guardatevi questo video ogni volta che avete un problema di autostima. Alcadev vi dice che siete dei ganzi totali. Fidatevi, insomma, cioè, ho anche la maglietta dei Manowar più figo di me qua. In questa stanza non ce n'è, no? Ma per concludere una chicca, dato che i video vlog di saluti, bla bla bla, alla fine sono uno che straparla e basta. Vi faccio un leggerissimo unboxing di Far Cry 3 Insane Edition. Yeah, baby! Far Cry 3 Insane Edition, acquistata per PS3 perché mi interessava anche la componente di cooperativa online, e non avendo ancora l'abbonamento Xbox Live, cosa che farò al più presto, l'ho presa qua perché insomma. Tra l'altro ho fatto una fatica cagna a trovare questa collector's, non so come mai, all'inizio ce n'erano un botto. Poi quando mi sono detto vabbè la compro, non ce n'erano più. L'ho trovato al Media World questa qua, che era tipo l'ultima per PS3. Che gioia! Tra l'altro un prezzo onestissimo, soltanto 10 euro in più della Normal Edition, quindi insomma, una delle collector's più oneste che mi sia capitato di vedere ultimamente. Qui ci sono i contenuti, c'è il gioco, una. Non so cosa sia, una guida con tutti scaricabili e la statuetta di Vaas. Qui dietro abbiamo ciò che insomma ci dice più o meno del gioco. E qua di nuovo che cosa c'è dentro di con tutti scaricabili. Monkey Business, gioca le 4 missioni esclusive di Urk, Lost Expedition, scopri 2 missioni extra, World Pack, questi due tatuaggi, il primo tribale, faranno di te un guerriero, mica male insomma. Hunter Pack, aumenta le tue prede con. No. Annienta le tue prede con il fucile di precisione e le sue tre mimetiche, Predator Pack, caccia predatori più pericolosi, scusate, e ottieni questo arco da collezione. Insomma, questo è il packaging, lo vedete anche voi. Carino, molto carino. Unboxing! Allora, mi sono tirato le unghie l'altro ieri e questa cosa non mi fa onore in questa situazione. Ok. Carino anche questo fatto che io tiro sulla testa e faccio wow, che ridere. Vabbè, abbiamo visto. Andiamo all'apprezzo vero e proprio della scatola. Allora, tutto il gioco e il patatrack contenuto in questa borsetta, bellissime tra l'altro. Guardate qua. Allora,
Prendiamo il gioco. Far Cry 3, l'hanno messo separatamente. Affronta la tua follia, bla 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 bla. Vediamo com'è dentro. Quello là è il disco, è incredibile, vero? Grazie a Dio. Un manuale che sembra sostanzioso, un play passport e basta. Insomma, questo è il contenuto del gioco, ma d'altronde cosa volevi che ci fosse dentro? Poi qui abbiamo il DLC pack, è stato molto bella la messa in fisica scena di questo DLC pack, not bad. Poi adesso mi state sgamando tutti i miei codici, maledetti bastardi. E qui invece c'è una guida di sopravvivenza usata, molto usata. Ah, ma interessante, ti insegna a fare i nodi, avete visto? Ha le mani da caccia con le armi, animali trappole, che figata! Ah, carino questo librettino. Ok, rimettiamolo via, richiudiamo il tutto. Wow, non è facile da chiudere. Fatto. Adesso veniamo a quello che è, non è il pezzo forte, ma insomma quasi. Allora, vediamo di aprire, avete visto? Aua. Olè. È una delle cose più schifose che abbiamo mai visto. Allora, non riesco a toglierlo dalla scatola perché è durissimo. È durissimo. Oh, ce l'ho fatta. Eccolo qua. Vabbè, non è male, che insomma è proprio brutto. La testa si muove. Insomma, questo è il contenuto della Insane Edition di Far Cry 3. Quello che si prospetta come un giocone. Tra l'altro io non sapevo se prendo o no, perché avevo già comprato Far Cry 2 all'epoca. Tra l'altro guardate, c'è anche qua. La Collector's Edition presa addirittura di Far Cry 2, che secondo me Far Cry 2 è proprio un gioco di merda, è proprio brutto, però è una bella confezione. Molto bellina questa Collector's, e comunque molto bella anche questa nuova. Questo qua deve essere un gran bel gioco. Adesso, dopo che mi finisco di scannare un altro po' con Call of Duty Black Ops 2, me lo inizio con tutta la calma del mondo. E niente, insomma, ragazzi, guarda che cambio incredibile, adesso vedete la mia faccia, come mai vicino al prima d'ora. Ragazzi, Arcade vi saluta, vi ringrazio ancora, siete troppi e troppo buoni pure, e ci sentiamo mega presto. Ciao!